Ciao a tutti ragazzi, siamo su Starbound, sulla beta di Starbound. Volevo farvi vedere questo gioco perché è spettacolare. Volevo farvelo vedere già dal menu, ma purtroppo quando entra mi dà una specie di scatto. L'ho già provato con registrare connection e a quello scatto si è interrotto il video. Quindi ho sprecato 15 minuti a parlare praticamente da solo. Anche perché non lo vedrete quel video perché non c'è, non esiste effettivamente perché mi ha registrato solo 1 minuto e mezzo. E quindi niente, ho dovuto rifarlo con Fraps e adesso ho, diciamo, rimesso, sono partito subito direttamente dalla schermata qua. Allora, gioco è, naturalmente, come state vedendo, è un gioco simile a Terraria. E la cosa molto interessante, no? A parte, diciamo, che stiamo su una navicella spaziale sotto un pianeta, no? Tra l'altro adesso spiego un attimo tutta sta roba. Questo è il teletrasporto, qua c'è la nostra, diciamo, chest della nave. Questo è il crafting table che ho fatto io prima nel video, diciamo, l'ho creato proprio in quel video che stavo registrando prima, ma naturalmente non lo state vedendo, era pure molto bello divertente, ma questo invece verrà noioso perché naturalmente sono già in mezzo incazzato. Questo invece è, non ho ancora capito bene che cazzo sia, c'è il tech e 3D printer, qua invece c'è la porta. Vedete che quando vado col mouse, poi schiaccio E si aprono, no? Vedete che si illumina e allora apre, diciamo, quelle cose. Questo è il fuel invece, naturalmente per viaggiare. Perché? Perché questo gioco, al contrario di Terraria, è gigante. Questo è il nostro pianeta dove ho messo la home, l'ho settata io. E se facciamo find random, vedete che c'è tutta la galassia. È spettacolare, anzi, no, la galassia, scusate, il sistema solare. No, sistema solare. Non lo so. Sinceramente di queste cose sono sempre andato una merda. Quindi, vedete, qua c'è per esempio il pianeta. Se faccio clic c'è il sistema solare. Poi la galassia, sì, dovrebbe essere la galassia. Quindi, naturalmente, vedete che possiamo proprio esplorare tutti i pianeti. Vedete, eccolo qua. E quindi è una cosa che, guardate qua. È veramente spettacolare, fatto benissimo e soprattutto al contrario di Terraria non resta comunque monotono, perché comunque Terraria ho sempre, diciamo, detto che comunque a me comunque è piaciuto perché effettivamente è così, ma è anche vero che comunque fatto certe cose, boh, Fesa è finita lì, perché comunque quello è il gioco, dopo che sconfiggi un paio di mostri, quello è finito. Almeno, secondo me, invece al contrario questo è sempre una continua esplorazione su altri pianeti, è infinito come gioco, è spettacolare. Una cosa anche interessante, che adesso non mi ricordo se ci fosse in Terraria, ma mi sembra di no, è che se noi ci mettiamo nel letto, questa tra l'altro è la casa che ho rubato a una, c'era una qui e l'ho ammazzata, per sbaglio però è successo, vedete che recupera vita, si è visto qui, e quindi cosa, anche questa è molto interessante perché fa recuperare vita. Poi, altre cose che qua abbiamo 10 tasti, qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. E qua abbiamo anche i tasti per il mouse, naturalmente. Adesso vedete che la manina è impostata qui. Se io schiaccio per esempio 7, mi mette quella. Se io schiaccio 1, mi mette lo scudo. Se io rischiaccio 1, mi mette il mouse normale. Quindi, è cosa molto interessante, adesso diciamo, ve lo rispiego meglio, perché forse sono andato troppo veloce. Se io schiaccio per esempio l'1, no? Vedete che la manina mi viene qua sopra. Quando io ho la manina qua sopra, vedete che la spada si annerisce, diciamo, e quindi col tasto, diciamo, sinistro del mouse posso usare lo scudo, no? Se io rischiaccio e la manina, diciamo, si toglie, questo diventa così, col tasto sinistro del mouse uso la spada. Quindi è cosa molto bella perché è molto veloce, no? Con l'uno metto lo scudo, mi paro, poi con l'altro, ta ta ta, e lo ammazzo. Qua non so cosa ci possa andare, magari una torcia o altro, non so, lo scudo ho provato a metterlo, ma me lo dà scuro, infatti, vabbè. Poi comunque diciamo che il gioco è fatto molto bene, tra l'altro adesso spieghiamo un po' tutto. Questa è la vita, naturalmente, questa dovrebbe essere una specie di mana. Questi sono i soldi, questa è la nostra bag con tutti, diciamo, tutte le cose qua, tra l'altro i tech slot, bisogna vedere poi cosa sono effettivamente, perché il jetpack lo mette qui, qua naturalmente vita, questa sarà energia, power probabilmente, visto che la mia razza, perché in questo gioco ci sono 6 razze da selezionare, ho scelto, diciamo, una specie di robot. Qua è l'attacco che fa, dovrebbe essere la mia spada. O no, quanto di attacco, e questa è la mia difesa. Poi,
Ok, scusate, chiudiamo casa. Qua c'è il cazzo di coso. Vabbè, questo è per craftare. Questo è il crafting, niente diciamo di che, comunque è un crafting. E tra l'altro, se noi, al contrario di Terraria, se noi vogliamo craftare col crafting table, che per esempio qui ne ho creati due, bisogna cliccarci sopra, vedete che si illumina. Vedete, se io illumino la porta, schiaccio E e si apre. Se io illumino questo, schiaccio E e si apre questo, vedete? Quello che posso craftare con questo, naturalmente, è molto meno di quello che posso craftare con questo. Infatti, vabbè, niente, infatti ho dovuto crearlo. Questo è per vedere i materiali. Infatti, se vado qui mi dice bla bla bla. Se vado qui, questo, dirt, bla bla bla. Questo invece è un libro dove diciamo, ci sono i file della nostra storia. Per esempio, io sono la razza Glitch, eccola qua. C'è scritto lì, e quindi diciamo sono file di storia. Queste sono le quest, e queste per ritornare sulla navicella. Molto spettacolare. Queste sono le quest. Io devo fare questa del cibo, ne ho completate due. La prima è questa. Niente di che, basta che prendete questo coso e lo mettete qua, lo equipaggiate. Niente di che. Questo invece quando craftiamo il crafting table lo mettiamo, infatti io l'ho messo qui, il primo, poi il secondo l'ho messo sotto. Mi sta venendo mal di gola a forza di parlare. Dicevo, l'ho messo sotto e quindi mi ha dato, diciamo, il rewards, che è, rewards dovrebbe essere in inglese, che erano di 10 coin, dovrebbero essere coin. Poi queste sono le missioni fallite, per adesso nessuna. E adesso bisogna fare la lotta al cibo, meno food fight. E comunque praticamente bisogna craftare un arco, vedete, un bow. Vedete, no, scusate, ottieni qualche carne aliena uccidendo i mostri con un arco e cucinalo nel fuoco da campo per produrre carne aliena cotta. Dovrebbe essere così. Vedete che l'inglese lo so, al contrario di quello che diciamo, di quello che si pensa. Cioè, nel senso che lo so leggere e tradurre, ma non so effettivamente parlarlo, ma quello neanche in italiano, quindi diciamo sono due cose che vanno a pari passo. Comunque, allora, a parte le stronzate, dobbiamo craftare questo. Allora, per craftare questo serve innanzitutto andare a prendere degli alberi. E gli alberi ci metteremo una vita e mezza, raga, veramente una vita e mezza. Perché? Perché adesso non ho ancora fatto il cazzo di coso lì per il piccone, quindi oh, c'è un mostro. Ho matto uno scattino. Tra l'altro gioca ancora in beta, quindi è ancora un po' pesante, almeno ho notato questo, che comunque non è proprio leggerissimo. Questo che cazzo è? Sembra una patata. Ah. Tra l'altro questa roba qua mi serviva per l'arco, se non sbaglio, no? Eh sì, una su una, perfetto. Oh Cristo, qua mi mette sempre la ricerca. Ok, adesso bisogna abbattere un albero. Dai, su. Ok, aia, Cristo, che stronzo. No, io perché devo andare a riposarmi, sennò non ho vita. A parte che ho anche una cosa per curarmi, però non la voglio usare adesso. Ok, adesso proviamo a cacciare. Speriamo che tra l'altro le frecce me le danno in omaggio, perché se no. Ok, tra l'altro. Ah, posso craftare, perfetto. Craft. Ok, vedete che lo fa subito, niente di che. Tra l'altro. Eh no, vedete, non posso metterlo. Come ho il piccone qua? Ah no, mica sembrava un piccone. Dicevo, che cazzo è? Allora, questo lo mettiamo qui, questo lo mettiamo qui. Oh, scusate. Allora, arco. Ah, le frecce sono in omaggio, quindi.
subito. Che sfiga, l'ho mancato. Aia, figlio di Troia. Sono quasi morto. Morto. Cazzo. Quando muore fa una cosa troppo bella, guardate qui. Stampa. Molto bella come cosa. Non so se è differente per le altre razze. Adesso tra l'altro ve le farò vedere. Spero che il video non duri troppo, perché porca puttana, con Fraps non ho quanti minuti sta durando il video. Invece con Action sì. Ok, tra l'altro qua che calo di frame. Questo è una merda, non lo voglio. Ciao, un mostro, un uccello, che cazzo ne so. Qualcosa, tra l'altro qua ci dovrebbe essere. Esatto, c'è sta cosa. Ah, sta piovendo. Patate. Perché mi va? Sembra che. Questa. Ho raccolto un occhio. Non so cosa siano ste robe, raga, quindi io raccolgo, ma. Non chiedetemi. Cristo santo! Non ho manco le torce. C'è andata di culo. Ok, le mettiamo sull'arco. Qua tra l'altro posso cadere così. Però noi non cadiamo. Qua sotto ho già esplorato un po', ma c'è gente con i fucili, quindi. Cioè, ci sono gli NPC con i fucili, quindi è meglio di no. Tra l'altro non corre, anzi così cammina. Carne. Carne. Pelle. E devo uccidere qualche uccellino, qualcosa. I don't know. Spero di aver detto giusto. Carne, sì. Un uccello, vediamo se lo prende al volo. Ma che potenza! Questo sputa. Oh! Ah! Cali un po' di frame. Ok, morto. Carne, carne, sì! Devo cucinarla. Oh, cazzo, no, questo meglio togliamo, il coso. Perché è sceso a 20 frame adesso la registrazione? Ok, facciamo così. Qua dovrebbero ritornare i frame a 30. Ah sì, minchia, addirittura 60 è arrivato. Allora, fuoco da campo. Cerchiamolo, dov'è? Camp fire, eccolo qua. Mi serve una torcia. Perfetto, sì, ce l'ho. Craft. Ok, tasto 6. Lo mettiamo qui. Ok, perfetto. Accetto. Ok, vedete, abbiamo completato la missione. Qua adesso è di craftare una fornace. Vediamo subito come si fa la fornace. Ve la crafto subito. Serve un campfire, quindi bisogna ricraftare un campfire. E 25 di cobblestone. Allora, invece di fare campfire, facciamo. Cazzo. Ma legno forse ce l'ho. Legno ce l'ho? No. Ah, sì, è qua. Minchia, Cristo santo. Questo che cazzo è? Eh? Eggshot. Questo sembrano uguali, sembra. Vabbè. Facciamo
Tra l'altro il cibo dovrebbe farci ripristinare vita, penso. Ah, così si mangia, che schifo. Comunque. Ok, allora, vi dicevo, il piccone, il piccone, piccone. Allora, per il piccone servono. Bisogna andare qua. Servono 20 wood planks. Wood 20. Ah, 15. Vabbè, craftali. Dovrebbero bastarci però. 47. Sì, perché un legno fa 3 wood planks. Ok, serve la cobblestone. Quindi andiamo a prendere la cobblestone. Faccio solo vedere questo pezzo. Poi basta. Tra l'altro, quasi quasi mi medico. Che dite? Mica, non ripristiniamo al 100%. Una truffa, eh. Ok, andiamo qua. Non mi ricordo quanto serviva. Qua ne faccio 200 insieme così. Cazzo è questo? Ah no, è lo sfondo. Madonna, vedevo una cosa blu e ho detto che cazzo, sembrava diamante. Ok. Prendiamo solo questo. Quanti ne ho? 13. Boh, non mi ricordo quanto ne andava. Ok, craft, eccolo lì, sul 6. Vediamo un po' com'è sto piccone in confronto al coso lì. Ah, madonna, guarda come cazzo scava. Ah, vediamo, ma sugli alberi funziona? Che dite? Proviamo. Non so, così magari anche voi che volete magari giocarci. Sto facendo tutte queste cose, comunque fai vedere anche voi magari se. Cioè per iniziare subito al meglio, no? Anche perché io ci ho messo comunque. Ci ho messo un po' per capire come cazzo funzionava il tutto. Aia, figlio di puttana. Ah! Minchia, ma ha preso. Prendiamo la roba. Ok, il piccone, dicevamo. Ah, il piccone si logora, cazzo, come su Minecraft. Vediamo se fa prima. Sembra di sì. Ma più o meno, cioè non è proprio velocissimo. Ecco, è caduto più di sotto. La scappiamo. Torniamocene su. Anche se questo, comunque quello del teletrasporto può essere usato anche un po', diciamo, per scappare dai mossi. Comunque, vabbè. Allora, niente, direi che per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto. Anzi, spero lo vediate oggi perché non so se riesco a farlo. E niente, per questo video è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.